Lenny Bro viene spesso identificato come il Bill Evans della chitarra, proprio per il particolare uso degli accordi molto pianistici, specialmente gli accordi che il pianista fa con la mano sinistra. Abbiamo parlato di note guida nell'esempio precedente, ma veramente ha una conoscenza armonica incredibile e riesce ad esprimerla su questo strumento veramente come una piccola orchestra, quindi davvero un piccolo pianoforte. E ho pensato di scrivere un brano in tre quarti, perché Bill Evans ha scritto diverse bellissime composizioni in tre quarti, per esempio Very Early o Waltz for Debbie e molte altre. Mi sono ispirato quindi un po' a questa sonorità, scrivendo una piccola paginetta, ma semplicemente per descrivere alcune peculiarità di Lenny Bro. Short Lullaby, come dice lo stesso titolo, è una breve o piccola ninna nanna in tre quarti, e ho pensato di usare la Telecaster con il tremolo, col tono un po' chiuso, per sottolineare l'effetto cullante proprio che deve avere una ninna nanna. Andate ad ascoltarvi Ted Green, che era un grandissimo della Telecaster, ma in un contesto completamente diverso da quello a cui siamo abituati a sentire la Telecaster. Suonava spesso da solo e ha scritto tantissimi libri dedicati all'armonia e agli accordi, ai voicing, allo studio dei voicing per la chitarra, ed era un altro genietto come Lenny Bro, incredibile e assolutamente da conoscere. La maggior parte degli esempi e dei brani che ho scritto per questa serie di video sono in Do maggiore, per semplificare l'approccio ai vari stili del fingerstyle e aiutarvi in qualche modo a confrontarli anche, quindi avendo la stessa tonalità potete trovare magari le stesse idee ma suonate in situazioni diverse, quindi con voicing diversi, posizioni sulla chitarra completamente diversi e anche un approccio della mano destra diverso. Andiamo quindi ora ad analizzare Short Lullaby, che è un brano, come abbiamo detto, in Do maggiore, ma parte sul quarto grado della tonalità, quindi Fa maggiore. L'accordo è un Fa maggiore settima, al quale ho aggiunto anche la sesta, cioè la nota Re. Quindi l'accordo su cui lavoro è questo, un classico Fa maggiore settima, ma per renderlo più ricco ho inserito anche la sesta, quindi Fa maggiore sesta, Fa maggiore settima con la sesta. Nella seconda battuta il Fa maggiore diventa minore, quindi avremo il quarto minore. Un Fa minore sesta in questo caso, in questa posizione. Quindi avrò il Fa, il Do, la sesta Re e la terza minore, la bemolle. Un'altra cosa che volevo farvi notare è la presenza delle sigle in ogni spartito che ho scritto.